Un drapo come quello a Bologna non si era mai visto, e neppure una fila di torce così. Lo spettacolo dei 5.000 tifosi giunti dalle Erpigni è stato superiore forse a quello offerto dal campo. Primo tempo particolarmente avaro di gioco. Nel secondo le cose sembrano cambiare un po'. Il primo tentativo serio porta la firma di Pileggi, è questo. Forza la guardia dell'Avellino Marocchi. Pileggi al volo, non inquadra la porta, la palla attende la deviazione di Fiorini e non la trova. Il Bologna preme e l'Avellino, decimato com'è, si rintana. Da Colomba a Pileggi a Backlechner, al tiro l'ala destra. La porta irpina e difesa da un signor portiere che si chiama Tacconi. Colomba imbecca a Fiorini, il centravanti punta dritto a rete. Si scontra prima col portiere, poi ha uno scambio di opinioni un po' rude con Venturini. Non è stata una partita morbida, come qualcuno altrove poteva pensare. Si chiude con un gran tiro di Fiorini da lontano, ma c'è sempre quel portiere che si chiama Tacconi. Niente male.